Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Mi raccomando, continuate a iscrivervi come avete fatto fino a oggi, perché stiamo crescendo e più cresciamo, come detto, più facciamo vedere. Detto questo, oggi ci andremo a occupare della realizzazione della chiusura del fianco inclinato. Quindi ora Benedetto inizierà e demoliremo la mensola della finestra, perché poi dobbiamo andare a creare il legno. Benedetto, sei pronto? Prontissimo. E poi, detto questo, è già lì che scalpita, ragazzi, tutte mazzette, di un contento che non vi esprimo. E dopodiché andremo a realizzare il fianco. Ora voglio farvi una sorpresa. Il cliente che stiamo facendo il lavoro mi ha promesso, mi ha detto: Diego, se a fine lavori rimango contento, ti porto, e Benedetto è qua che, ragazzi, non vi dico com'è contento, a fare un giro in aereo. Ma non con gli aerei di linea, gli aerei quei piccolini, quelli di carta, che viene un soffio di vento e si va a terra. Quindi vi porterò poi a fine lavori a fare un giro in questo aereo, se Benedetto verrà con noi. Finora non sono riuscito a convincerlo, se ci riuscite voi mi fate un regalo e vi farò vedere un po' la nostra regione, la nostra città, Genova dall'alto. Quindi detto questo, ragazzi, se ne parlerà un po' più avanti, quando abbiamo finito la ristrutturazione completa dell'appartamento, sempre che si farà, staremo a vedere. Andiamo a vedere il video di oggi. Ragazzi, allora, bisogna togliere la piana per dare la possibilità a Diego di fare la dima. Quindi andiamo a rompere la piana. Abbiamo messo delle protezioni sul pavimento, perché c'è qualche, di conseguenza, seccare qualche pezzo, evitiamo di rovinarlo. E iniziamo a demolire la piana, ok? Facciamo un sondaggio, vediamo un po' dove arriviamo. Com'è, zio? No, vabbè, è a fine, dico. Bene, allora smuriamola e leviamola. La smuriamo. Adesso gli diamo una mazzettata nel centro, la rompiamo completamente così. Il calorifero l'abbiamo lasciato perché deve venire l'idraulico, ma verranno cambiati, di conseguenza non c'è problemi. Piano piano, ragazzi, abbiamo messo sotto anche Benedetto. Ragazzi, non vedeva l'ora, eh? Oh, sotto non mi piace come termine. Va bene, zio. Ora, diamoci una bella martellata, Diego. Vedi, me l'hai rotta, zio. Si è rotta, zio. Tanto questa, ragazzi, poi andremo a fare di legno. Quindi abbiamo liberato il pezzo dove dobbiamo andare a fare la dima. Poi ora faremo la dima del fianco, poi Benedetto si divertirà e andrà a rimuovere tutto l'altro pezzo della piana. Allora, ragazzi, Benedetto ha tolto la mensola, si è sprecato, ha tolto proprio l'angolino, zio. Ragazzi, per oggi io ho finito il mio lavoro, adesso mettiamo sotto Diego. Come sempre, ragazzi, facciamo lavorare Diego, ok? Bene, vedete, ragazzi, come lavora lo zio, eh? Poi quando lo metto col martelletto in mano vedrete che cambierete idea. Detto questo, ragazzi, cosa dobbiamo andare a creare noi? Dobbiamo andare a creare una dima totale del nostro fianco, perché, come detto, questo fianco continuerà sul nostro muro, dovremo chiudere completamente tutto. Quindi, per quanto concerne la finestra, intanto poi le finestre andranno di alluminio, ci terremo più o meno precisi, perché intanto, come detto, poi le finestre andranno fasciate con la finestra nuova d'alluminio. Qua scenderemo e arriveremo all'incirca a questa misura, perché poi qua ci andrà messa la mensola di legno, scenderemo giù a fianco al calorifero e qua andremo a creare una sorta di dente. Perché? Perché l'idraulico dovrà smontare il rubinetto, scusate, il collettore del calorifero, e deve avere la possibilità di lavorare. Intanto poi qua dentro sta nicchia ci andrà una panca, una seduta,
Quindi questo foro che ora noi lasciamo sul fianco verrà nascosto dalla seduta stessa della nostra panca, perché questo calorifero, come detto, andrà girato a pavimento. Ovviamente non questo, ci vorrà il calorifero apposito. Quindi per fare questo lavoro, ragazzi, io ho preparato delle fettine di MDF da un centimetro con le quali andrò a costruire la dima, e ora vi farò vedere nel dettaglio come fare. Ragazzi, per fare la dima prendo una striscia, la tengo esattamente a filo esterno, l'angolo lì dietro perfettamente a filo sul davanti, perché poi il mio fianco dovrà arrivare perfettamente qua. Quindi posiziono la prima striscia e la vado a bloccare con due morsette in modo che essa rimanga senza che devo stare lì a tenerla, una sopra e una sotto, perfettamente a filo. Essa rimane su e mi dà la possibilità di collegarla agli altri pezzi. Quindi ora, ragazzi, dobbiamo arrivare più o meno al segno lì. Questo è un taglio che non deve essere preciso, come detto, perché intanto poi ci andrà la seduta della nostra panca e non si vedrà più niente. Quindi prendo la misura interna e vado a tagliare il pezzetto. Quindi questo poi andrà qua. Ora qua dobbiamo arrivare fino a filo del nostro dente che abbiamo creato, quindi dal segno teniamo una decina di centimetri in più, perché poi ci andremo a intestare il pezzettino dentro. Quindi un altro taglio lo daremo approssimativamente qua. Quindi questo poi lo andremo a fissare così. Quindi ora cosa facciamo, ragazzi? Prendiamo dei tacchettini sempre di MDF, prendiamo la nostra pistola a caldo, diamo un po' di colla e iniziamo a fissare il primo pezzo. State attenti, ragazzi, che il tacchetto non mi esca fuori dalla mia dima, perché poi sarà la misura esterna quella che ci serve. Quindi partiamo, lasciamo asciugare la colla e iniziamo a fissare i pezzi che abbiamo tagliato. Mettiamo in posizione e mettiamo un altro tacchettino. Questo buco, come detto, non serve la precisione, ragazzi, perché poi verrà coperto. Andiamo avanti e tagliamo gli altri pezzi. Teniamo sul segno che avevamo fatto in precedenza, ragazzi, e incolliamo, occhio alle dita perché l'acqua calda ovviamente brucia, e incolliamo l'altro pezzetto. Quindi ci teniamo a filo e andiamo a innestare un altro tacchetto. State attenti che non spunti dal di sotto, ragazzi, e lasciamo asciugare la colla. Teniamoci ovviamente attaccati bene a muro, anche se poi comunque non si vedrà, perché poi, come detto, ci andrà la panca. Cerchiamo di farlo il più preciso possibile. Misuriamo dall'angolo all'incirca a dove ha rotto Benedetto, abbiamo 138, andiamo a tagliare un pezzo di misura. Tagliamo il pezzettino che va a collegare i due pezzi. Ci teniamo a scontro sopra, ragazzi, perché sotto siamo liberi. Puntiamo un attimino un chiodino in modo che esso non scenda, e andiamo a incollare con un pezzo unico questo, il tacchettino e l'altra striscia che sale. E uniamo i tre pezzi insieme
Piano piano, ragazzi, la dima inizia a prendere forma. Qua ci siamo tenuti ovviamente un po' più scarsi, intanto poi qua ci andrà la mensola nuova della nostra finestra. Stiamo salendo con la nostra dima. Andiamo avanti. Qua, ragazzi, non ce ne frega niente, perché poi il tacchetto qua lo terremo a filo esterno e ci darà proprio il pezzo che manca. Quindi ora qua, essendo che deve accogliere il montante che mi scende da sopra, lo farò un po' più lungo. Vado a dare un taglio qua e con un tacchetto lo vado a unire. Ci teniamo a misura, ragazzi, anche qua metterò un chiodino che poi andrò a rimuovere. E vado a fissarmelo con un tacchetto. Avendo messo il tacchetto a filo di sopra, la misura precisa ce lo dà il tacchetto. Come detto, questa è una dima, ragazzi, quindi poi fatto le misure andrà buttata via. Stessa cosa, ragazzi, due chiodini, abbiamo fissato il traverso a filo della nostra libreria sopra, abbiamo tagliato un pezzo da aggiuntare. Ora andiamo e lo fissiamo con due tacchetti con la colla. Ovviamente ho dovuto aggiuntarli perché in lunghezza non mi ci arrivava. Quindi abbiamo fissato il tacchetto, ora lo fissiamo anche sopra. Scusate per le luci, ma siamo in un cantiere. Lasciamo asciugare e ora andiamo a tagliare questo pezzo a chiudere la nostra dima. Fissiamo sotto e sopra. Ora, essendo che la dima è abbastanza alta, qua andiamo a fare due traversi di rinforzo, uno sopra e uno un po' più in basso, altrimenti quando io vado a togliere la dima, questo potrebbe avere oscillazioni e cambiarmi la misura del taglio. Ora abbiamo finito la nostra dima, Benedetto vi farà fare un giro a 360 gradi. Cosa faremo ora? Andremo a levare i chiodi dove, e le morse che avevamo usato per fissarla. Vedete, questo poi deve andare lì, ora ovviamente non ci sta, poi dobbiamo andare a fissare. Abbiamo fatto la dima, molliamo chiodi e morse e andiamo avanti. Ecco qua, ragazzi, abbiamo la nostra dima sul banco. Ora da questa dima dobbiamo andare a creare ovviamente il fianco definitivo, quindi ora vi faccio vedere come procedere. Ora con una falsa squadra, ragazzi, ho posato la falsa squadra sul mio fianco e ho fatto l'inclinazione, perché il fianco davanti deve essere inclinato, questo non può essere dritto come l'altro, ok? Quindi ho marcato l'inclinazione con la mia falsa squadra, nella mia radialina ho inclinato il pianetto in modo da avere la stessa inclinazione sulla mia falsa squadra. Parto, prendo il pannello, fisso una riga e faccio innanzitutto il lato davanti inclinato. Ragazzi, taglio in obliquo, questa è la parte alta, io faccio una freccia a marcare l'alto, giro il pannello sotto sopra, perché questa poi, quella sotto, sarà la parte che andrà incollata sul mio telaio, quindi la dima la devo posare da questa parte, se la poso dal lato inclinato mi viene corta, quindi giro il pannello, marco sempre alto
con una freccia e posiziono la mia dima. Ho girato la mia dima, mi metto a filo sopra e sotto e sul davanti, ok? Quindi fatto questo, con un tacchetto mi marco dove arriva la mia dima in tutti gli angoli e poi andrò a unire ovviamente i punti. Tutti gli angoli li marchiamo con un tacchetto, in modo da avere le partenze della mia misura. Vedete? Abbiamo marcato tutti gli angoli a filo della nostra dima. Fatto questo, ragazzi, levo la mia dima e vado a unire tutti i punti che ho, che Benedetto vi fa vedere, che ho tracciato. Quella è la misura precisa della mia dima. Andiamo a unire tutte le righe. E con questa abbiamo unito tutte le nostre righe. Ora in altezza siamo già precisi, perché noi il magazzino l'avevamo tagliato già a 2,60, che è l'altezza della nostra libreria. Tutto il perimetro poi non si vedrà, perché dove ci andrà la panca, dove ci andrà la finestra, non si vedrà. Quindi prendiamo e con un seghetto alternativo cerchiamo di andare abbastanza dritti e lo sagamiamo. Dai Diego, prova un po' questo a fianco, forza. Senti che hai lavorato 5 minuti, zio. Dai, che non hai ancora fatto niente. Zio, forza. 5 minuti hai lavorato. Dai, ragazzi, Diego, aiutatemi. Ora se andiamo a fare il giro in aereo lo butto giù lì sotto, ragazzi. Sì, sì. Cinque minuti ha lavorato, ragazzi. Ci siamo? Ci siamo sempre, noi ci siamo. Quindi ora, va bene, bisogna metterlo preciso, ragazzi. Poi, come detto, ovviamente, qua andrà tutto chiuso, qua ci sarà il piano di legno, la mensola di legno, qua sarà fasciato anche esso e là continuerà lo schienale, quindi non vedremo più niente. Quindi ora cosa facciamo noi? Leviamo il fianco, ci tracciamo la centratura dei nostri montanti, davanti ce l'abbiamo già, posiamo in fondo, ci tracciamo la centratura dei nostri listelli sulla finestra, intanto poi la finestra andrà cambiata e abbiamo per prendere i traversi. Marcheremo a pavimento questo montante e sopra andremo a incollarlo momentaneamente solo sul fianco, poi qua andremo a fissarlo, ma lo fisseremo in un secondo momento quando andremo a creare l'altra struttura.
Iniziamo ragazzi, fissiamo il lato davanti, tenendoci sempre a filo. Andiamo avanti. Ora ci riportiamo i segni che abbiamo tracciato e diamo gli altri chiodi. Non serve che arriviamo fino in fondo a tracciare, ragazzi, perché il nostro pezzo arriva a circa 27 cm, quindi ci fermeremo a 25. Andiamo avanti e ci tracciamo tutte le nostre righe. Marchiamo dove arriva la nostra struttura interna, ragazzi, e andiamo a inchiodare sui nostri travetti innanzitutto il nostro fianco. Io direi che sul traverso possiamo anche evitare di dare i chiodi, perché avendolo fissato su tutti i traversini che abbiamo all'interno, il traverso è superfluo, c'è già la colla, quindi io lo fisserei solo su questi traversini. Ragazzi, il nostro fianco è finito, dove vediamo il dente lì ovviamente poi, come detto, ci andrà la panca, sparirà. Andiamo su, siamo attaccati alla finestra, poi qua ci verrà la finestra di alluminio a chiudere. Questo leggero movimento poi lo andremo a fissare in un secondo momento, ora voglio creare tutta la struttura e abbiamo finito il nostro fianco. Quindi oggi abbiamo visto un'altra lavorazione. Benedetto è stanco, mi ha detto che è stanco, ora voi non lo sapete, ma io vi faccio demolire tutta la piana di marmo, che lui è l'addetto alle demolizioni, ragazzi, e piano piano andiamo avanti. Qua siamo ancora fermi perché il cliente prima voleva collegare il telefono da qua, forse prendere la linea dalle scale, quindi siamo un attimino in stand by in quest'angolo, quindi poi magari inizieremo un'altra lavorazione e lasceremo un attimino in sospeso questa libreria finché il cliente non deciderà da farsi su questa crena. Quindi per questo video è tutto, continuate a iscrivervi ragazzi. L'ho già detto nel video precedente, chi è che vi fa vedere i progetti completi da zero a lavori finiti, che sia falegnameria o quant'altro. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, me ne vado, Benedetto ora si mette qua a punta e mazzetta e spacca tutto. Come dico sempre, un saluto. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Diego, aprimi un po' la bene la finestra. Vi faccio vedere un po' di mare di Genova. Eccoli, guardate. Dove siamo a lavorare, ragazzi? Guardate dalla finestra cosa si vede. Se ogni tanto sentite il rumore, sono le onde del mare. Per questo video è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Oggi chiudiamo il video con l'inquadratura del mare di Genova. Ciao, ragazzi.